che un 6-0 è difficile commentarlo, però voglio dire, da 3 giorni che siamo qua abbiamo preso le redini, diciamo, della squadra, ma io più che altro vorrei ringraziare questi ragazzi che si stanno sacrificando da più di un mese, si sono messi un po' alla gogna. Scusatemi il timbro, ma sono messo un po' alla gogna, però bisogna solo ringraziarli. Adesso purtroppo arriviamo in una settimana dove avremo 3 partite, in una settimana, sperando che, diciamo, la società già sa che servono determinati elementi, si sta lavorando, ovviamente non è mai facile tesserarli poi in un paio di giorni, quindi adesso dobbiamo solo pensare a lavorare e migliorare questi ragazzi che al momento ci sono. Abbiamo fatto un approccio importante alla gara, che era importantissimo approcciare nel modo giusto questo tipo di gare. In settimana avevo parlato con la squadra, gli avevo detto che secondo me era una delle partite più delicate da affrontare in questo girone di ritorno, perché al di là che avevo visto un po' di immagini, ambi immagini della Gioiese, una squadra che corre tanto, che è messa bene in campo e ha anche fisicità. Il campo sappiamo le condizioni, quelle che sono, perciò devo fare un plauso ai ragazzi perché hanno approcciato nel modo giusto la gara. Poi per il resto penso che la partita l'abbiamo vista e secondo tempo siamo entrati in campo nuovamente pimpanti. Li abbiamo presi alti, abbiamo dato il ritmo alla gara e poi sono soddisfatto degli innesti nuovi dei giovani, Casa di Dio, Inzerillo, Liga. Ragazzi che sono stati chiamati hanno risposto presente. Era importante l'approccio perché se non fosse stato di questo tipo, come siamo stati noi bravi oggi ad iniziare questa partita, ad approcciare questa partita, che sono partite che poi possono anche complicarsi. Dopo il 2-0 non mi è piaciuto, abbiamo avuto un calo di intensità e questa cosa non va bene, ne abbiamo discusso dentro lo spogliatoio e infatti al secondo tempo abbiamo ricominciato come abbiamo iniziato il primo tempo. Queste sono partite che vanno approcciate subito bene per chiuderle, quindi bravi, bravi all'inizio del primo tempo e bravi all'inizio del secondo tempo. Alcuni gol sono arrivati anche attraverso belle trame di gioco. Sì, no, no, noi quel tipo di situazioni, quel tipo di linee, quel tipo di giocate ce le abbiamo e quando siamo anche con un po' di lucidità, di serenità dentro, riusciamo ad esprimerci anche bene. Però oggi bisogna essere soprattutto concreti, anche visto le condizioni del nostro campo, perché piove da una settimana ed era assolutamente impraticabile, per cui noi abbiamo cercato innanzitutto di essere concreti e lo siamo stati, ripeto, nella prima parte del primo tempo e nella prima parte del secondo tempo, però non do per scontato il risultato di questa partita perché devo dire che sono stati bravi ragazzi ad approcciarla nel modo giusto, altrimenti poteva anche non andare così.